Nel Vangelo di domenica scorsa, Gesù invitava i dodici a non recarsi dai pagani e dai samaritani, ma anzitutto alle pecore perdute del popolo di Israele. Ma nel Vangelo odierno si dice invece di un centurione pagano che, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Dunque, siamo a Cafarnao, una cittadina a nord della Palestina, e lì, stando al Vangelo di Marco, c'era l'ufficio doganale di Levi, ad esempio, e di tante piccole aziende familiari dedite alla pesca, come quella di Simone, di Andrea, di Giacomo, di Giovanni, e c'era pure una guarnigione di soldati comandati da un centurione romano che cappeggiava una centuria di circa 200 uomini presidiando quel territorio. E ascoltando questo episodio si intuisce che già all'interno di un villaggio palestinese di confine si andava realizzando la convivenza di etnie e religioni diverse, pur nella logica di alcune inevitabili distinzioni e fatiche. Queste finiva però per favorire buone relazioni, forme di familiarità nuove, scambi culturali e utili, ritorni anche commerciali. Sentendosi un po' tutti raccolti, uomini, donne, vecchi, bambini, soldati e pescatori, sotto uno stesso cielo, dentro un unico territorio, dentro l'unico e provvidente sguardo del proprio Dio. Troppo a lungo ci siamo illusi d'essere figli di un cristianesimo rinchiuso dentro confini definiti, rigidi. E già il mondo che Gesù percorreva allora e che ancora oggi attraversa prendendoci per mano, incoraggiandoci ad andare avanti, era fatto di città, di villaggi, di agglomerati di case e accampamenti di soldati, custodie di confini fragili, continuamente da ridefinire dall'imperialismo di turno. È così che a un'epoca nella quale ci si sentiva tanto distanti e nemici per cultura, per religione e quant'altro, poi poteva appunto succedere un'altra epoca dove tutto diventava più familiare, disponibile, accessibile, persino capace di accogliere in modo sincero e fraterno l'altro, quello che è diverso da me, in modo anche solidale. Insomma, la strada che questo centurione aveva scelto per raggiungere Gesù passa attraverso una sorta di intercessione mediata. Cioè, addirittura sono dei giudei, cioè gli mandarono alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare quel servo, il suo servo. Cioè, non solo quel centurione era un uomo buono, capace quindi di prendersi cura delle sorti di un subalterno, di un suo servo, ma aveva pure contribuito a finanziare la costruzione della sinagoga. Gesù stesso avrebbe avuto modo di verificare la sua finezza d'animo, la sua raffinata spiritualità. Quell'uomo, insomma, sapeva qual era una delle qualità fondamentali del comando nel farsi obbedire, il valore anche di un'obbedienza sincera, pronta. Chi ha il dono di una fede autentica e che intuisce subito il valore divino di Gesù di Nazareth fiorisce da ogni dove e quando meno te l'aspetti, cioè Gesù può essere riconosciuto anche da un pagano nel suo valore. Cioè nei momenti imprevisti, mentre sei intento in qualche azione ecclesiale di rilievo e che richiede grande sforzo, e già mentre gli presti attenzione senza dimenticare la tua urgenza, subito intuisci, dal suo stesso modo di parlare, discreto, una profondità, un'umanità che affascina, che ti confonde, un senso di fiducia accordata non per disperazione, ma in ragione di un cuore capace di misericordia, di pietà, di amore. E forse proprio in quel momento cercavi anche di imbastire un grande discorso, cercavi parole ammaglianti per essere più convincente, invece di colpo qualcosa ti induce ad essere più semplice, stando davanti al mistero dell'incontro di una umanità autentica con il mistero di Gesù, che è il Figlio di Dio. Non sappiamo quale consapevolezza questo centurione aveva del mistero di Gesù come Figlio di Dio, ma di certo si rivolge a Lui e di Lui
si fida e si lascia dunque affascinare da lui, si lascia conquistare da lui e ne resta conquistato anche Gesù. È interessante questo modo di procedere. Insomma, Gesù, all'udire le parole cariche di fede del centurione, rimane colpito, rimane come un po' estasiato. Cioè, dove l'umanità è semplicemente vera e si riveste di bellezza, allora anche Dio si commuove e risponde con parole di elogio. Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande, dice Gesù. Quasi avesse visto compiersi come un disegno, come canta il Salmo, cos'è l'uomo perché tu lo ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne prendi cura, eppure tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio e l'hai coronato di gloria e di onore, dice il Salmo 8. Ma per coglierne la profondità della fede, oltre la sua stessa appartenenza religiosa, un uomo va poi guardato con occhi puri, con uno sguardo limpido, senza pregiudizi, accogliendolo per quello che è e che si porta dentro come un mistero che va accolto e che va colto, scorgendo prima di qualsiasi differenza le domande accorate che un uomo si porta nel cuore. Come avesse potuto anche Gesù riconoscere la fede grande del centurione se non avesse anzitutto intuito il dolore grande per quel suo servo che stava appunto morendo? E così si riconosce che lo Spirito che sempre ci precede ovunque e sempre. Oltre le parole della retorica, di una falsa compassione che copre anche le nostre paure a saper affrontare certe situazioni, come scriveva il cardinale Martini, dello Spirito Santo, affidarsi allo Spirito significa riconoscere che in tutti i settori arriva prima di noi, lavora più di noi e meglio di noi, e a noi non tocca né seminarlo né svegliarlo, ma anzitutto riconoscerlo, accoglierlo, assecondarlo, seguirlo. Anche nel buio del nostro tempo lo Spirito c'è e non si è mai perso d'animo. Al contrario, sorride, danza, penetra, investe. Lo Spirito cammina anche nell'incontro tra Gesù, il Figlio di Dio, e questo centurione addolorato per la malattia grave di un suo servo. Lo Spirito lavora ancora. Così sia. Buona domenica a tutti.